Prosegue a ritmi serrati la preparazione dell'Olbia alla delicata trasferta di domenica sul campo del Muravera. I bianchi, che arrivano da due vittorie consecutive, si avvicinano all'impegno con il solito dichiarato obiettivo di conquistare 3 punti per continuare la rincorsa alla zona playoff. Questo pomeriggio la squadra ha disputato una partita in famiglia presso il campo d'allenamento della Basa. Con i suoi compagni hanno giocato 2 tempi dalla durata di 40 minuti contro la squadra juniores, puntellata da diversi elementi della formazione allievi. La partita è terminata sul punteggio tondo di 10-0 con 5 gol per tempo realizzati dai due 11 proposti da Mister Mignani. Il gran spolvero Formuso, autore di 4 reti nella prima frazione, che ha visto andare in gol anche Miceli. Nella ripresa le reti hanno portato la firma di Molino, Aloia, autore di una tripletta, e Malesa. Hanno giocato con la selezione giovanile i due portieri Ciotti e Van der Vaart, mentre hanno proseguito il lavoro differenziato De Angeli e Caboni. A parlare, al termine dell'allenamento, è stato centrocampista Enrico Geroni, risultato determinante nelle ultime 2 vittorie, pur subentrando dalla panchina. Il regista fiorentino torna anzitutto sull'eredità lasciata dalla sofferta vittoria di Lanusei. Verso una maturità di squadra che dobbiamo raggiungere, perché appunto si va oltre le difficoltà che possono essere i fattori esterni e in questo caso le espulsioni, e si cerca di raggiungere tutti insieme lo stesso obiettivo, quello dei 3 punti. Tu che partita hai visto dalla panchina durante il primo tempo e che cosa ti ha chiesto il mister Mignani prima di farti entrare in campo? Nel primo tempo sicuramente siamo partiti bene i primi 20 minuti, dopodiché ci siamo un po', secondo me, adattati troppo ai loro ritmi, mentre appunto dobbiamo sempre cercare di rendere più difficile possibile la manovra avversaria, mantenendo appunto il pressing alto e non adattandoci agli avversari. Il mister prima che mi facesse entrare, diciamo, già dalla panchina diceva insomma quali fossero le cose che a lui non tornavano e non andavano bene. Per esempio cercavamo troppo durante la manovra le mezzali e quindi dovevamo sviluppare più il gioco attraverso le punte che venivano incontro e che attaccavano la profondità. La forza di questo gruppo sta anche nel fatto di saper vivere la concorrenza e farsi trovare sempre pronti. Sì, questo è un aspetto fondamentale in una squadra che vuole raggiungere certi obiettivi perché spesso sia durante gli allenamenti che durante le partite tutti i giocatori devono essere sempre pronti a qualsiasi compito gli venga detto di fare. Ad esempio, faccio l'esempio di Steri domenica che si è trovato a fare il portiere, nonostante tutto. Insomma, non siamo incappati, ecco, nel gol pareggio o in una sconfitta. Quindi, sia durante gli allenamenti che durante le partite, dobbiamo tutti dare sempre il massimo. Questa Dolby è la tua prima esperienza in Serie D. Che cosa ti ha spinto a accettare la proposta del presidente Marino? Sicuramente il progetto è un progetto ambizioso, quindi già il fatto che una società si ponga nell'ottica, diciamo, di rientrare tra i professionisti già dal prossimo anno o nei prossimi 2 anni, conferma, ecco, che la società ha ambizioni importanti. Già questo per me bastava perché poi non è che fosse un periodo molto felice, visto che era da 6 mesi che ero fermo, quindi sono stato più che felice di accettare questa proposta. I playoff sono vicini, ma l'obiettivo è tutt'altro che semplice. Ti aspettavi una lotta così serrata in Serie D? Sinceramente no, perché insomma, visto il rinnovamento della squadra che hanno allestito qua durante il mercato invernale, pensavo fosse più semplice, ecco, arrivare, scalare qualche posizione in più. Noi i risultati comunque li stiamo facendo e speriamo che di continuare così e che gli altri invece non lo facciano.